Presentiamo questa iniziativa, la Poetto Beach Games, che è un'iniziativa ludico-sportiva. Ci sono tante discipline, non ci sono discipline olimpiche a parte il beach volley. Saranno tre giorni di sport, saranno tre giorni di divertimento, saranno tre giorni di attività fisica e motoria all'aria aperta. Si passa dalla corsa ai giochi in spiaggia come il flag football, che mi è rimasto impresso, il flag football. Giochi e sport che consentiranno a tutti di partecipare. Appunto, il flag football basterà acchiappare la bandierina anziché placcare, quindi sarà un momento al quale potranno partecipare anche i non esperti e i non professionisti o agonisti della specialità. Quindi l'idea è quella di iniziare un evento che possa rimanere negli anni e che possa coinvolgere i cittadini, gli sportivi, ma anche i semplici appassionati o chi vuole cimentarsi in una disciplina o in un'attività ludica per qualche giorno e farlo nella spiaggia del Poetto, nel lungomare e nella spiaggia del Poetto. Come sapete, l'amministrazione comunale ha puntato molto sull'aspetto sportivo della riqualificazione del lungomare, perché oltre a essere una riqualificazione urbana è realmente una palestra a cielo aperto, sarà la palestra più grande di Cagliari, più frequentata. Abbiamo visto nei giorni di Pasquetta, insomma, è stata assalita dai cagliaritani, anche nell'ultimo weekend grazie alle belle giornate c'era un'iniziativa molto importante, che erano i campionati europei di kitesurf, però il lungomare era pienissimo di persone che facevano jogging, che andavano coi pattini in bicicletta o che semplicemente facevano una passeggiata. L'attività motoria è anche camminare, anzi è soprattutto camminare, e quindi l'amministrazione ha voluto imprimere questo aspetto insomma, alla riqualificazione del lungomare, e questa iniziativa è proprio l'esempio di come una spiaggia, un lungomare rinnovato possano essere utilizzati e fruibili da tutti anche per attività ludiche e sportive. Noi bloccheremo parte del Poetto dalla quinta alla nona, quindi poco dopo il twist intorno al Miraggio, che sono i parcheggi alla fine dell'ippodromo, sino allo stabilimento dei capolinee. Verranno dislocate diverse discipline, come ha anticipato l'assessore, saranno, a parte il beach volley, che è l'unica disciplina olimpica, sarà a cura dell'associazione Mano Fuori, chiaramente con il cappello della FIBAF. Ci sarà poi ovviamente il basket, che è un'altra disciplina olimpica, in questo caso è modulato in funzione del 3x3 dello streetball, quindi un grazie sentito al presidente Bruno Perre, alla Federbasket Sardegna, che metterà su un campo assolutamente di livello, ecco, verrà inserito poi in un contest nazionale di streetball. Ci sarà poi il beach tennis, la FIT con l'area beach, che a quattro mani organizzeranno al capolinea questa tre giorni di manifestazione. Poi ci sarà tutta una serie di discipline un po' meno conosciute, però di sicuro susciterà curiosità negli appassionati. L'MSP in primis promuoverà tutte queste discipline, parlo di la danza, fitness, ci sarà tactical workout, comunque tutto quello che riguarda il fitness di un certo livello. Poi ci sarà il flag football, come anticipato, vale a dire il football senza contatto, ma per placare basterà levare la bandierina che sta riposta dietro nella schiena del partecipante. Ci sarà il ball soccer, se non sapete cos'è ve lo spiego in due parole. In pratica i partecipanti vengono inseriti in questa grossa palla di gomma e giocano a calcetto lungo, hanno dei contatti senza chiaramente nessun tipo di urto o quant'altro. È molto divertente soprattutto da vedere, ma anche da giocare. Ci sarà il frisbee, che è l'associazione, che è l'ICNOS Flying Frisbee di Sardegna, che ha organizzato recentemente una competizione internazionale, sono comunque loro sempre che si occupano di questa cosa qua. Ci sarà poi un'altra associazione, come? La staffetta, il running chiaramente, che verrà combinato attraverso
l'aiuto dell'MSP, sarà una staffetta 3x3 sul miglio, quindi una cosa abbastanza divertente, un po' insolita, quindi avrà sfruttato tutto il suo percorso appunto la pista del Poetto.